Allora, buongiorno a tutti, è sabato mattina e io sto per andare a prendere mia mamma per fare un giretto al mercato. Sto solo aspettando che finisca la lavatrice, che cuociano i cornetti per portarli a mio fratello, ai miei, eccetera, che abitano vicino. E mi sono già vestita e truccata, quindi vi faccio vedere il mio look del giorno. Allora, questa è una maglia che ho fatto io con un tessuto che mi hanno regalato a lavoro. È firmato, io l'ho tinto di fucsia perché era greggio con la coloreria italiana che vi consiglio sempre di usare. È semplicissima, è molto sportiva in realtà, infatti l'ho abbinata con un paio di jeans. Ecco qua, dei jeans blu, semplice semplice. Il collo potete, i jeans vi faccio anche vedere, questi qua li, io li prendo sempre dalla CEA, cioè costano tipo 12 euro e sono comodissimi, hanno una comodità fuori dal normale, sotto la mia solita canottiera intimissimi, mai senza, di viscosa, la scritta è qua e qua ma si vede poco, a me non piacciono le cose con le firme troppo evidenti, questa essendo tono su tono passa abbastanza inosservata. Il collo lo potete tenere, allora, in questo modello qua, sia così, cioè morbido, e sia girandolo così. Ora io, ecco qua, potete tenerla anche così, è un doppio uso. Andrò a metterci questa giacchina, ecco qua. Questa è una giacchina Chanel, mi è ancora un po' stretta perché come sapete io sono un po' ingrassata negli ultimi anni e spero che già adesso mi va abbastanza bene. Volevo mettere un gancettino qua, non amavo i bottoni, vedete l'avevo anche sfrangiata. Questo è uno dei progetti più difficili che ho fatto da sola, anche perché è foderata, come vedete. Non è fatta benissimo, però io sono contentissima del risultato. Il tessuto l'avevo preso da Angelo Mauri, che vende online, ma poi farò un video di dove compro i tessuti quando mi arrivano poi quelli che ho in ordine. Così vi spiego tutto bene e basta. Io direi che con il jeans almeno fa un po' più look, come dire, sportivo, ma con quella nota chic che mi accompagna, che spero mi accompagni. Poi la borsa utilizzerò sempre la mia nera, perché ho già troppi colori, almeno si abbina alla canottiera. Come profumo e come make up vi dico subito, allora, make up ho usato la mia nuova super palettina della Make Up Revolution, 6,90 euro. Vedete? E ho usato, aspettate che se no fa riflesso, questo colore qua. Questo qua si vede proprio che l'ho un po' sfumato alla cane. Questo è in realtà un rosso, questo colore qua, un rosa rosso. E poi ho usato il nero. Il nero non è scriventissimo, però vabbè, va bene, al limite. Oh, mi sono messa anche la matita nera. Il rossetto invece è uno dei miei amati, marca Glossip. Glossip era una catena nata praticamente. Pensate, che io dovevo anche andarci a lavorare per la Glossip, un negozietto, una branca di Bottega Verde che vendeva solo make-up e aveva del make-up fantastico. Io non so il perché, infatti, l'ho detto anche con due miei amici che ci lavorano in Bottega Verde perché la sede, come sapete, è qua a Biella. E ho fatto un reclamo perché ho detto avevano dei trucchi veramente ottimi, delle belle selezioni di colori, i prezzi adeguati, le ragazze anche dentro, tra l'altro truccate bene, molto fini, perché a volte da chicco io vedo cose un po' troppo aggressive. Loro erano truccate benissime, però vendevano poco perché la gente forse conosceva poco il marchio, era abituata ad andare da chicco e aveva delle cose favolose, fra cui questa tinta labbra che dura giornate intere e purtroppo infatti la metto perché tanto metterò la mascherina e quindi non è che posso sfoggiare grandi cose sulle labbra, purtroppo. La mascherina vi faccio vedere.
La mascherina io uso sempre queste, sono di Passione Unghie, questa è su Lilla, le avevo prese anni fa per sbaglio e mi sono venute comode in questo periodo. Perché pur essendo capace a cucire, secondo me uno, la mascherina chirurgica è forse più resistente al virus se si cambia sovente, se si seguono tutte le altre ovviamente precauzioni. E due, quella in tessuto dopo un po' a me diventa umida, anche mettendo filtro, non filtro doppia, tripla, semplice, e quindi non mi piace proprio, cioè mi piace da indossare, però non è, secondo me non è confortevole. Inoltre c'è qualcuno che mette la chirurgica e poi quella di tessuto giusto per look, sinceramente io soffoco, proprio già non la sopporto così, sarà per colpa di store, flusso che ho, che già respiro male, quindi anche no, solo quella chirurgica. Profumino del giorno, allora io non ve ne ho mai parlato di lui perché in realtà sul tubo ne parlano benissimo già tante altre persone, ma magari vi faccio vedere poi la linea che ho di Reminiscence, Les Notes Gourmandises. Questo è Guimauve, Guimauve che vuol dire marshmallow. Ma in realtà io poi l'ho capito guardando dei video di, non so se seguite Matilde Morri, lei è bravissima, una ragazza giovane ma avanti anni luce, rocchettara, proprio con classe, fine, brava, con molta cultura, nonostante sia giovane, trovo che sia proprio sopra le righe rispetto ad altre qui sul tubo, quindi seguitela perché è bravissima. Parla di libri, astrologia, ma sicuramente la seguirete. Quelle che seguono me, spero che seguano anche lei perché mi farebbe molto onore. E infatti tramite lei avevo appreso che questo profumo, il primo che era il Mifa conteneva le note di marshmallows. Questo qui no, se voi infatti andate a vedere nella piramide non li contiene, ma è comunque favoloso. A me l'ha venduto come profumo con i marshmallows, però non li contiene, ma è comunque, cioè forse questo, anzi ve lo dico, come lo dico tutto, se andate a vedere su Fragrantica, questo è il mio profumo firma, perché è dopo, diciamo a pari merito, forse è venuto prima del Lilla Club, lo adoro, è fresco, fiorito, è anche una punta golosa, a me ricorda la panna e fragola, però non è assolutamente stucchevole, è molto femminile, fanciullesco, ma poi ve lo spiego bene. Mi dura molte ore, lo adoro, è già la seconda botticina che compro, ho già finito quella grande, comprerò una terza e quindi insomma, favoloso, sarà per sempre nel mio bagno finché lo venderanno e si troverà. Io adesso vi saluto perché fra un po' scattano le brioche in forno, mi chiamerà mia mamma, vado a prenderla, ci facciamo un bel giretto al mercato, vabbè, con lei forse non riuscirò a fare proprio tutte le file, però sono contenta di dedicarle una mezza giornata, anche perché lunedì sarà il mio compleanno e lei ci tiene a venire con me per magari farmi un regalino, comprarmi qualcosa, quindi io mi diverto con mia mamma, vado d'accordissimo perché è una persona molto moderna, avanti e dolce come me, quindi ci troviamo molto bene. Vi saluto e vi auguro un buon sabato, un bacione.